Sono almeno 3 anni. Nel 21 due disgrazie. Nel 22 una. Nel 23 questa. Non è finito ancora il 23. Io ogni volta che piove, poi io sono già antiponsioso, ogni volta che piove sto lì. Sto lì con la paura. Si dorme sempre sperando, qui si vive sperando. A Blevio dal 25 luglio 2021, quando c'è stato il primo grosso evento, e purtroppo un susseguirsi di alluvioni, sempre meno problematiche, perché nel corso di questi anni alcune opere sono state realizzate. Il primo grosso evento del luglio 2021, come dire, ha geologicamente mutato la morfologia di una parte della montagna, per cui ogni evento piovoso che col cambiamento climatico sono sempre molto intensi oramai, porta sempre alluvioni, esondazioni e materiale. Blevio si trova chiaramente in provincia di Como, il primo paese dopo Como, sulla strada provinciale che porta da Como a Bellagio, piccolo paese di 1100 abitanti sotto le pendici della montagna, una montagna alta circa 1100 metri. Speriamo che non arrivi ancora qui, perché tutte le volte quando piove qui c'è da aver paura. La notte tu devi sentire la valle, i sassi come corrono, una cosa pazzesca. Mi ballava il pavimento tra una notte, tra i fulmini, tra la valle, tra i sassi. Io ero qua che dopo dove vai? Devo andare salgo in alto. Blevio ha un reticolo idrico estesissimo, più di 30 km. È un versante montano tutto di proprietà privata, perché erano tutti boschi che venivano nell'Ottocento utilizzati per fare legna, per vendere carbone, così, dove da una parte come dire, il cambiamento degli usi e costumi, quindi la poca manutenzione dei boschi che sono di proprietà privata, di cui oramai la maggior parte si sono persi anche traccia dei proprietari. L'altro fattore fondamentale è il cambiamento climatico, quindi con l'acqua che prima scendeva in 6 mesi adesso ti scende in 12, 15, 20 minuti, quello cambia radicalmente tutto. È un anno che sto lavorando per l'alluvione del 22, adesso è 23, mi porterà avanti un altro anno fino al 24, che arriverà puntualmente un'altra alluvione ancora. Andiamo avanti così, ogni anno si lavora per far fronte ai danni che fa l'alluvione. Cazzo, ogni volta sei da capo qui, butti in aria tutto, butta via la roba e pulisci e asciuga e ti tippi, ti tappi, non è mai finita. A sentire quei sassi che vengono giù, una cosa bestiale. Ti spaccano tu, ha messo una porta di ferro. Sai giù in cantina quanti sassi abbiamo? 3-2 anni fa. Sono entrati dalla finestra dei sassi che saranno giù una trentina sotto. È diventata una cosa, diciamo, abbastanza frequente negli ultimi poco meno di 3 anni, o meglio dal luglio del 2021, da quando c'è stata la prima grossa alluvione. E infatti anche lì, come dire, da un punto di vista geologico ti spiegano che è un evento traumatico che ha cambiato la geologia di una parte della montagna, per cui ogni evento, anche più meno intenso di quelli del luglio 2021, produce effetti sempre devastanti, perché il materiale oramai si è mosso, quindi non è più stabile,
su una porzione di queste valli e quindi tende con eventi sempre più leggeri a scendere a valle. Da quanti anni è che vive qua, diceva? 50 anni. 50 anni. Però i primi 40 anni io stavo a Benone qua. Il torrente, il lago, la montagna, il bosco, ti stava meglio di me. No, infatti la curiosità è questa, per 40 anni avrà piovuto, immagino, sì, evidentemente. Pioveva, veniva giù anche grande, pieno, ma non mi disturbava perché venivo giù anche dalle scale, ma poi sapevo che rientrava, tutto il suo massimo era quello. Adesso quando piove porto giù che non mi faccia bestemmiare, va. Si risolve questa cosa? Si risolve con una montagna di soldi. Noi siamo riusciti a ottenere fra regione PNRR 18 milioni di euro, di cui 12 milioni sul PNRR, tanto per capire, il PNRR di Blevio sul dissesto vale il 17% del PNRR della regione Lombardia, quindi una montagna di soldi, e realizzare tantissime opere, ne abbiamo più di 40 da realizzare, solo che il comune è piccolo, siamo assieme attorno, abbiamo due dipendenti dell'ufficio tecnico e siccome l'ente attuatore è il comune vuol dire che ci vogliono anni. E poi mettiamoci le procedure in Italia che, mentre sono molto molto efficaci sulla prima emergenza, no? Perché tu puoi attivare in maniera diretta, subito, nell'immediato del pericolo, teniamo presente che i tempi di realizzazione in Italia, prima di concludere tutte le opere, parliamo ancora almeno di 4 anni. Questa ultima alluvione non abbiamo avuto sfollati perché sono le stesse zone che abbiamo tenuto sfollate dal luglio 2021. Sono, non mi ricordo se 20 o 22 persone sfollate da 2 anni. Dove stanno adesso? Cioè, hanno tutti preso in affitto appartamenti o chi si è proprio trasferito.